nuovo sentiero escursionistico rilancia ed esalta una delle risorse naturali più importanti d'Italia e ormai in via d'estinzione, la quercia da sughero, una pianta del Mediterraneo che ancora oggi è possibile ammirare anche nel basso salernitano. Ed è proprio qui che l'associazione culturale vibonatese Ciucciopolitana, presieduta da Amedeo Trezza, recuperando vecchie strade di collegamento, è riuscita a realizzare per gli appassionati del trekking una lunga e suggestiva passeggiata tra le sugherete che caratterizzano le colline a ridosso del Golfo di Policastro. Per questa ragione è stato denominato Sentiero delle Sughere. L'iniziativa, spiega Trezza, punta a valorizzare il turismo rurale e stimolare la frequentazione attenta e qualificata delle aree interne del Basso Cilento, ma anche ad offrire valide alternative al turismo estivo, destagionalizzando e attraendo quindi un turismo di qualità. Il nuovo sentiero attraversa per 15 chilometri non solo parchi di preziose sugherete, ma anche affascinanti pinete e ripropone antiche vie di transito e di collegamento tra gli abitanti dei comuni di Vibonati, Ispani e Santa Marina. 5 ore di cammino a piedi, durante le quali l'escursionista avrà la possibilità di ammirare non solo la natura selvaggia affacciati sul Golfo di Policastro, ma anche di sostare nei luoghi più caratteristici dei tre paesi protagonisti dell'escursione, come la piazzetta di San Cristoforo, dove si trova l'unico bar, la cappella di Santa Lucia Vibonati e i vicoli di Santa Marina. Il sentiero delle sughere inizia dal Bed and Breakfast Casale Il Sughero in Contrada Grasso di Vibonati. Sarà da qui che domenica 20 ottobre alle 8:30 inizierà la passeggiata inaugurale. La suggestiva camminata terminerà intorno alle 13:30 presso il ristorante La Baita di Santa Marina con un pranzo del Cilento Lucano. Per le prenotazioni telefonare al 328 32 11 721. Da lunedì il sentiero lo si potrà percorrere anche con gli asini, perché rientra nel percorso della Ciucciopolitana che da 2 anni unisce Vibonati a Morigerati.